Ovviamente faccio tutt'altro nella vita, sono agente delle assicurazioni, senza ribadire il marchio perché non è il caso. E lo faccio questo lavoro da 25 anni. Quello che mi spinge però a trasferire queste risorse in questa mia passione nasce intanto dal fatto che probabilmente, anzi sicuramente, avendo un padre emigrato per 20 anni a Milano e quindi magari chissà quante volte non è venuto a Pasqua, ma soprattutto perché io non conosco o non conoscevo prima di sposarmi la parola zio, perché sia i fratelli e le sorelle di mia madre, tutti emigrati in Australia, e sia i fratelli e le sorelle di mio padre, emigrate in Argentina. Questo 50 anni fa. E sentirci per telefono, la domanda che ci facevano dopo Pasqua è, da noi si usa dire, como gatta incrinata, cioè come è andata, l'ha affrontata. E quindi questo pensiero mi ha sempre portato a documentare, a mandare prima delle foto, perché non ero attrezzato. Dopodiché ho voluto in un certo modo fermare e tramandare il tempo, nel senso che provavo a fare dei piccoli filmati e li mandavo con il corriere, con le poste, con chi veniva magari a vedere l'affrontata e poi tornava in questi luoghi. L'apprezzamento è venuto subito, già 20 anni fa, per quello che riuscivo a fare. Ovviamente considerando quelli che sono i miei limiti, non essendo un professionista, però sono sempre convinto che bisogna farle le cose piuttosto che aspettare di perfezionarle e farle perfette prima di farle. Questo mi ha portato ad avere un discreto archivio storico. E la cosa che vado a, che, a cui che mi preme sottolineare è che non vuole essere uno spot pubblicitario. Vorrei costruire questo ponte che c'è, che ci deve essere tra le generazioni, assolutamente, perché ci sono passate, le persone sono passate ad inchinarsi sotto questa statua della Madonna della Consolazione, da 500-600 anni, forse da quando è nato il paese. E soprattutto avere questo legame, questo ponte anche con chi adesso non può venire più in Italia o non ha più nessuno perché non ha più parenti, perché mentre veniva chi aveva ancora la madre, chi aveva ancora dei fratelli, adesso non vengono più, però so che aspettano, come tutti i Dasaesi, hanno questo spirito e questo cuore rivolto il martedì.
e nessuno dei Asaesi può non fermarsi un attimo a mezzogiorno il martedì. So che è l'unica festa che abbiamo importante nel nostro paese. So che tutto il paese si ferma, tant'è che proprio oggi l'amministrazione comunale ha considerato questa come festa patronale, perché io da 25 anni che faccio questo lavoro con le assicurazioni e non ho mai lavorato il martedì, ma come me tanti altri. Quindi forse il passaggio vero era questo, quello di portare e di legittimare le assenze dal lavoro con una presa di coscienza anche dell'amministrazione. Il come nasce, e la festa, ripeto, non te lo so, non saprò manco spiegarlo. So che il paese è legatissimo e so che il paese vive per questo martedì. E io mi trovo coinvolto e sono convinto che dobbiamo descriverlo noi, che siamo all'interno, quello che è questa festa, piuttosto che farcelo raccontare da altri che vengono, filmano e poi magari ci sono dei commenti che belli, per l'amore di Dio. Però penso che ognuno di noi siamo imputati nel non aver potuto legittimare queste tradizioni. Può essere da Sa, può essere qualsiasi altro paese. E sono sempre più convinto che conosciamo tutto di tutto il mondo, sulle foreste, dicevamo, sulle foreste dell'Amazzonia, piuttosto che sul Corno d'Africa, sulla Nuova Guinea, su quello che succede alle piante o agli animali, ma non sappiamo nulla del vicino. Cioè, io non so quanti sanno che c'è il sabato, il rito dei battenti a Nocera, o ai paesi vicini, quello che succede a Pasqua, quale altra festa faranno, o che ne so, il San Rocco che fanno a Gioiosa Ionica. Probabilmente conosciamo tutto il mondo, ma non conosciamo nulla di quello che siamo. E questo è una presa di coscienza che vorrei trasmettere a chi, finché ce la faccio, lo farò io, ma devo dire che non sono solo. Penso di aver coinvolto già altre persone, perché i filmati che faccio non sono solo miei, anzi, faccio adesso la raccolta di tutto quello che succede in quella giornata e magari anche prima della giornata, perché per noi la settimana santa inizia la domenica delle Palme, ovviamente. Uno dei motivi per cui spendo queste risorse, queste poche, non ho molto tempo per la verità, ma queste poche risorse che ho lo faccio per questo motivo. Questo è il motivo essenziale che mi porta a vivere queste settimane di Pasqua con l'intento di riprendere e fermare e interpretare quello che è il pensiero dei Dasaesi. Mettendomi anche nei panni di chi non può esserci quel giorno a Dasà, ma soprattutto per tramandarlo alle nuove generazioni, sì, certo. Anche perché c'è un gran ritorno, anche religioso, voglio dire magari di fede, perché magari di tanti giovani che si avvicinano a questa manifestazione. Vedere, per esempio, qualcuno che va a messa
nella Settimana Santa, da sai, giovani che magari sono distratti da discoteche o non so da quale altra impegno, che ovviamente la compagnia, la situazione che vivono li porta a stare lontani dalla chiesa. Bene, quella settimana, anche chi magari per tutto l'anno non c'è stato in chiesa, bene, quella settimana so e vedo, vanno in chiesa, perché viviamo insieme questo, aspettando questo martedì, aspettando la risurrezione. La prima cosa che non può, non posso non sottolineare è ascoltare la gente. Ascoltarla per come la vivono loro. È ovvio che il loro modo di vedere la festa, la loro situazione emotiva per cui aspettano questo martedì, per me è molto importante, perché da là, che ne so, il particolare che vado a sottolineare con la videocamera, riprendendo per esempio il mantello e il nero messi insieme, o riprendendo la storia della Madonna mentre scende in processione con la gente dietro con il manto nero e l'atmosfera che c'è nella discesa che si fa dalla chiesa per arrivare poi all'incontro di Cristo, beh, quello è fondamentale per me. E quindi da questo parto per poi riprendere quello che in quel momento riesco ad inquadrare con la videocamera, per poi montarlo molte volte nel più breve tempo possibile, perché dettato anche dal fatto che ci sono gli emigranti che vengono, Argentina, Australia, America, e oramai la richiesta è unanime. Il giorno dopo bussano a casa perché vorrebbero portare il CD e vederlo nei vari club che hanno, nelle varie associazioni che hanno. E questo ovviamente comporta, riprendo il discorso che facevo, che non è importante farlo perfetto, perché importante è farlo. Dazza, 20 di marzo 2016. Inizia un nuovo giorno, una nuova settimana santa, una nuova Pasqua sotto lo sguardo materno della Consolazione. Ci si avvia osannando colui che da lì a poco si condurrà al Calvario.
tra gli ulivi della nostra terra, recando in mano la palma, dono antico dell'amante alla sua promessa. Pane, il sepolcro, le confraternite dell'Immacolata, del Rosario. Di cosa ha bisogno l'uomo? Della parola e del pane. La parola, il ricordo di un evento. La notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Una memoria antica che nel suo rinnovarsi, tornare nuova, si perpetua. Non di solo pane vive l'uomo, ma anche di esso, purché sia buono, onesto, misurato, di vita. Fate come io ho fatto a voi. Al sepolcro dell'Immacolata. Qui si depone colui che non è ancora morto, colui che mai muore alla luce della fede. Nella preghiera, nel canto. Il dolore è ingiusto, chi non ne ha mai provato? La morte, chi mai potrà sfuggirle? Un cuore trafitto, le spine, uno schiaffo alla nostra realtà, sovente distratta. Vanno gli immacolatisti cantando il dolore atroce di una madre alla morte del figlio, ammonendo gli insensibili, i superficiali, gli ipocriti, chi non se ne commuove un cuore in sé non ha. Una madre, un figlio agli ultimi raggi del giorno che volge lesto alla notte, in attesa dell'alba.
si svela nel Cristo la nudità dell'uomo, delle sue ferite più profonde, delle sue lacerazioni più strazianti. Una madre che corre al figlio per soccorrerlo, aiutarlo, rimanergli accanto. Si dipana la processione della croce, come sangue vivifico penetra nei vicoli più profondi, attraversa strade e piazze, risale percorsi e itinerari ridando vita a case, famiglie, al popolo che esprime e canta con le sue parole appena distinte, nella cadenza della locale parlata l'eco di una religiosità antica, anima profonda della religione professata. Battere rauco del tamburo di Nino. Là davanti ritma le pulsazioni di questo cuore collettivo. Tomba, che tutto e tutti chiudi nel tuo seno per lasciare fuori il niente, l'inutile, la sconfitta di un'umanità tradita nelle sue attese, il vano sforzo di sopravvivere. Si è veramente alla fine o alla vigilia di un nuovo inizio? E che si aprano gli occhi dei ciechi, e coloro che sanno d'essere ciechi. Le tenebre nascondono i raggi che, celati, si profilano all'orizzonte. Un fuoco arde, a dispetto delle ceneri che lo hanno covato, giammai soffocato. È la rivincita di un uomo, di un Dio, di un Cristo, finalmente sceso dalla sua croce.
sospinto un po' più in là dei tradizionali appuntamenti della domenica di Pasqua e del lunedì dell'angelo dei più vicini e più grossi paesi, ad Assa è Marti Pasqua, il martedì dell'affrontata, dell'incrinata, la festa più attesa, l'apice di tutte le celebrazioni. E ancora, sospesa a metà tra la domenica della resurrezione e il martedì dell'affrontata, c'è il lunedì della vestizione e della veglia alla Madonna. Il dolore, l'attesa, la speranza al di là delle lacrime si fanno ancora di più donna, declinati nell'amore di una madre che genera la vita e che ora si approssima a rigenerare una nuova vita. Con delicatezza e devozione i figli vestono la madre con l'azzurro delle loro aspirazioni più alte, incoronando la regina di un popolo diffuso, sparso in giro per l'Italia, l'Europa, in tutti gli angoli dei diversi continenti dove il lavoro e le necessità dell'esistenza li hanno sospinti. Tutti, da ogni parte, hanno qui il loro pensiero. Un'anima antica vibra dalle profondità più recondite della storia. Un cuore batte forte e grande come il cuore di ogni madre della terra. Ancor di più cingono la madre e i figli con lo scialle nero dei loro lutti inconsolati, delle loro amarezze più esacerbate, delle loro sconfitte più cocenti. Il nero, la tinta del nostro popolo, il cielo sovente cupo del nostro orizzonte. Per il restante giorno e la notte che ne segue, all'unisono il popolo, serrato tra le file dei banchi, prega, inneggia, mormora, canta le 12 stelle. In questa terra da sa chiamata di cui è lei, la Vergine della Consolazione, l'avvocata. Ultimo estremo rimedio dei torti e dei mali che pur accompagnano il nostro cammino. Affrontare, ad affrontare, andare fronte a fronte. L'uomo
e i suoi interrogativi più profondi, la vita e la morte, la vita oltre la morte. Crinare, inclinare, inchinare. Crinata, l'inchino della conoscenza umana ad un mistero molto più grande ed alto delle sue possibilità. L'inchino della morte davanti al suo unico e più potente vincitore. Si porta sulle spalle la responsabilità delle scelte fatte, il peso degli errori commessi, la gioia delle conquiste faticate, i principi e i valori della fede professata. Celebrata la Santa Messa, la Madonna scende ai gradini del sagrato della sua Chiesa. Tutto il popolo le è dietro, la sorregge, le sta innanzi, la segue, la contorna, la saluta. Figlia di tutti, madre ad ognuno. Il pezzo di strada diritta antistante alla Chiesa sembra fatta apposta per svolgere quel corteo lento e composito, prima che la ruga in fondo lo inghiotti nel suo dedalo di case. La Madonna, alta, imponente sulle spalle dei portatori, è come se prolungasse il suo ampio e solenne mantello su quell'esercito silenzioso e composito che la segue, come Cotrari ubbidiente la mamma. Il nero del suo velo si infrange nel cielo sullo sfondo. Un gregge docile le si accoda, con la cieca fiducia della fede. Anche le note della banda vibrano l'intensità di quegli attimi. È celeste il cielo azzurro della primavera che reca la vita. San Giovanni è l'ambasciatore. Cristo risorto, coi segni del dolore che non si cancella, sventola la bandiera della vittoria di un'umanità che ha bisogno di vivere, vuole vivere, deve pur vivere per convinzione di fede, per necessità di sopravvivenza. In attesa. Il messaggero corre col suo lieto annunzio. Mi è portato dalla
cade il velo, la coltre che nasconde quell'oltre sì tanto lungamente desiderato. Pochi istanti di tutto un anno in attesa, una vita. Tutto ruota intorno al Cristo. I botti annunziano ai paesi vicini il lieto evento. Mentre i lontani non tarderanno ad informarsi, catta buona e caduta bene l'affrontata, rispondendo già nella domanda la felice riuscita. I pani di Tiralli andranno in offerta ai portatori. È un intero popolo a correre martedì di Pasqua, traboccante un tempo sugli ulivi, sui sentieri, sui balconi, rompe le file dei cordoni, irrompe nel percorso delle statue, le spinge e sospinge dal punto più basso sino all'apice, come di un'anima che del suo profondo ha necessità e voglia di risalire, di rinascere come il biancospino di primavera sui tronchi nudi dell'inverno. Non ci sono sbarramenti di sorta che possono reggere, non si trattiene il fiume in piena, se ne asseconda il flusso con spazi di espansione, perché il cuore per vivere e far vivere si contrae e si dilata. Un intero popolo corre dietro alla sua Madonna, con i suoi limiti, i suoi mali, i suoi dispiaceri, con la sua disperazione di chi altro non può fare se non inseguire la sua ultima speranza. Non si trattengono i piedi, sia pur stanchi o addirittura zoppi, che inseguono per pochi istanti, per pochi metri, l'ebbrezza della corsa. La gara con la vita proseguirà di lì a poco, ma con una piccola spinta in più. Si riparte più sollevati, più gai, con la voglia già di ritornare, di riesserci, di appartenere. Il rientro. Si rincasa nella chiesa, casa di un popolo, del suo credo, della sua religiosità nel nome di una donna. Avanti nel dolore, nel conforto, nella speranza, a fianco anche nell'ora della morte, ma soprattutto nella rincorsa alla vita.